Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi parliamo di un drone davvero molto molto interessante. Il drone di cui vi sto parlando è lui, lo ZLRC 907 Max, l'evoluzione del 907 Pro, e ragazzi la cosa veramente interessante di questo drone è il peso, perché questo drone ragazzi pesa meno di 500 grammi, esattamente pesa circa 306 grammi, e la cosa ancora più interessante è che ha un gimbal stabilizzato meccanicamente su tre assi. Quindi una nuova frontiera per i droni low cost, perché un drone così leggero con un gimbal stabilizzato meccanicamente su tre assi, ragazzi, fino adesso non si era mai visto. E poi tutte le caratteristiche di volo che sono le stesse degli altri ZLRC, quindi del 906 Max, del 908, quindi a livello di caratteristiche di volo molto simili ai suoi fratelli maggiori, ma con dimensioni e peso davvero ridotti. E una cosa ovviamente interessante, che rimanendo sotto ai 500 grammi di peso ha delle agevolazioni a livello di volo, ma soprattutto ragazzi significa che questi marchi low cost si stanno sempre più avvicinando al peso dei 249 grammi, quindi a breve secondo me avremo un drone da 249 grammi con un gimbal stabilizzato meccanicamente su tre assi e un prezzo però sicuramente molto molto basso, perché questo drone costa poco più di 100 euro, costa circa 110 euro, link in descrizione, poi il prezzo può variare un pochino in base alle offerte del momento, però il prezzo più o meno è questo, e ragazzi è una cifra davvero bassa. Il drone secondo me merita, adesso lo andiamo a vedere insieme perché non l'ho ancora visto neanch'io da vicino, lo guardiamo adesso insieme, poi proviamo a pesarlo per verificare se veramente pesa circa 306 grammi e lo analizziamo insieme per poi nel prossimo video andare a testarlo. Quindi ragazzi, un drone da 300 grammi che costa poco più di 100 euro, è vero che a livello di utilizzo burocratico ci vogliono le stesse cose di un drone che pesa più di 500 grammi, perché comunque per utilizzarlo dobbiamo avere il patentino online, dobbiamo avere un'assicurazione, però è anche vero che sotto i 500 grammi abbiamo un pochino più di libertà di utilizzo. Però la cosa veramente interessante ragazzi è che andando a togliere ancora una sessantina di grammi, questi droni low cost si avvicineranno ai 249 grammi con il gimbal meccanico stabilizzato su tre assi, e sicuramente questa sarà la nuova frontiera per i droni di questa fascia di prezzo. Quindi ragazzi, direi di non perdere altro tempo e guardiamo da vicino questo nuovo ZLRC SG 907 Max. Allora, la confezione è la solita dei ZLRC, in questo caso dovrebbe essere la versione più economica, quella senza appunto la borsa di trasporto. Andiamo a vedere. Allora, la scatola andiamo a togliere, confezione di polistirolo veramente base, l'ho pure aperto al contrario, aspettate che vado a ribaltare il tutto che ho fatto il danno, vabbè, niente, ho ribaltato tutto al contrario. Allora, partiamo dai soliti manuali multilingua che apprezzo sempre per quanto riguarda ZLRC, perché ragazzi ci dà tutti questi manuali con le varie lingue, sempre cosa gradita avere il manuale specifico con la lingua del nostro paese, quindi questa cosa davvero l'apprezzo tanto di ZLRC. Il radiocomando, ragazzi, abbiamo il radiocomando, quello del 906 Max, quindi il radiocomando che ha già le batterie ricaricabili incluse, quindi non con il radiocomando che viene dato con il 908, ma il radiocomando che viene dato con il 906 Max, cioè quello con il sensore anticollisione. Quindi il radiocomando, quello diciamo di ultima generazione per quanto riguarda ZLRC. Quindi dovrebbe essere il radiocomando che si può già accendere avendo già le batterie incluse, quindi proviamo a accenderlo. L'interruttore è qua da parte ed eccolo acceso. Appunto, essendo la versione di ultima generazione, abbiamo un display molto più bello dal punto di vista estetico rispetto a quello di questa versione, anche se poi le informazioni che abbiamo all'interno sono meno male le stesse, però dal punto di vista estetico sicuramente è più bello. Poi il discorso di avere la batteria inclusa sicuramente è una cosa da non sottovalutare. E poi, come però tutti i ZLRC, anche in questa versione di radiocomando abbiamo i tasti per inclinare il gimbal e non la rotella. Purtroppo loro insistono ad avere questo sistema per regolare il gimbal che veramente è insopportabile, però ragazzi ci adattiamo, perché comunque secondo me è uno dei pochi difetti che ha la ZLRC nella sua fascia di prezzo. E poi ragazzi andiamo un attimo a accantonare il drone, qua abbiamo le eliche di ricambio,
e qua abbiamo il cavetto di ricarica delle batterie del drone e del radiocomando, perché comunque qua sotto vedete che abbiamo una micro USB per la ricarica della batteria del radiocomando. Quindi vado a spostare tutto, qua abbiamo il copri gimbal che avevo perso prima quando ho ribaltato la confezione al contrario, vado a rimetterlo. Ecco ragazzi, vedete che il drone è ancora impellicolato perché non l'avevo ancora aperto. Allora, il drone ragazzi è molto piccolo, l'estetica vi ricorda qualcuno? A me sì, il Mini 2. Infatti ragazzi, guardate, c'ho qua il Mini 2 e praticamente sono davvero molto molto simili, anzi assomiglia quasi di più all'Air. Adesso l'Air ce l'ho lì dietro, non vado a spostare tutto per prenderlo, però assomiglia un pochino più all'Air questa parte qua, un po' inclinata, però ragazzi guardate, pazzesco, guardate, è una misura strana, non è piccolo come il Mini, però non è grosso come l'Air, è una via di mezzo, infatti anche il peso è un po' a metà. Andiamo ad aprirlo, bello, mi piacciono come si aprono i bracci, molto bello, wow, bellissimo, esteticamente bellissimo anche da avere in mano, una misura davvero piacevole come dimensioni. Allora, vado a spellicolarlo, op, ecco qua. Ragazzi, guardate che bello che è. Abbiamo l'optical flow, quindi come tutti gli SG è dotato di optical flow. Qua abbiamo la batteria, guardate quanto è piccola. La batteria che è da 7,6 volte 2600 mAh e la batteria è davvero piccolina. L'autonomia di questa batteria viene dichiarata per 25 minuti, quindi supponendo che non siano ovviamente 25 minuti, è comunque un tempo interessante per una batteria poi così piccola, davvero davvero ben fatto, wow, davvero davvero ben fatta e davvero molto molto leggera. Qua abbiamo la micro USB per la ricarica della batteria, che si ricarica ovviamente col cavetto che viene dato in dotazione o con qualsiasi altro cavetto voi abbiate, e poi ragazzi, ma è davvero davvero leggero. Facciamo subito la prova peso, che è la cosa che mi interessa di più, quindi bilancia, accendiamo la bilancia, aspettate che lo chiudo così è più pratico da pesare. Wow, ma è bellissimo, ragazzi, è bellissimo esteticamente, dimensioni, peso, estetica, davvero davvero bello, ed è 313 grammi, quindi viene dato appunto per 309 se non sbaglio, quindi bene o male sì, anche perché poi questa qua non è una bilancia di super precisione, è una bilancia quella da cucina, quindi i grammi potrebbero non essere perfetti, però diciamo che ci siamo, cioè 313 ancora, quindi il peso è quello, facciamo un 310 grammi forfettario, che comunque ragazzi tanta roba per un drone economico con un gimbal stabilizzato meccanicamente su tre assi, perché è quello, perché l'SG aveva già fatto un drone sotto ai 250 grammi, che era l'SG 108 se non ricordo male il nome, che poi ho portato qua sul canale, che ho nella versione arancione, però ovviamente aveva una camera inutilizzabile, le foto non erano male ma a livello video indecente, perché comunque non era stabilizzata né elettronicamente né meccanicamente. Qua invece non siamo ancora arrivati alla soglia dei 249 grammi, però ci si sta lavorando per avvicinarsi sempre di più utilizzando appunto una cam stabilizzata, quindi secondo me la prossima uscita di ZLRC, che comunque sforna droni come se non ci fosse un domani, perché più o meno ne sforna uno ogni 2-3 mesi, secondo me è imminente l'arrivo di un drone con la stabilizzazione meccanica su tre assi. Adesso guardiamo il gimbal e vedete che il gimbal è stabilizzato meccanicamente su tre assi, ok? Perfetto, perfetto. Qua abbiamo anche dei LED, quindi abbiamo i LED segnaletici che abbiamo anche qua dietro, sui bracci. No ragazzi, il drone è davvero incredibile dal punto di vista anche della qualità delle plastiche, non è a livello di un DJI ovviamente, però per essere un drone compatto, così leggero e con un gimbal meccanico, ragazzi, fantastico, direi davvero davvero fantastico. Proviamo a accenderlo a vedere se ha le batterie un po' cariche, se si accende. Sì, guardate che bella anche l'illuminazione, quindi due LED qua frontali, i LED sui bracci, il LED posteriore, quindi
bellissimo, davvero bello, è una cosa sempre molto interessante e da non sottovalutare perché non è così scontata, è che abbiamo lo slot per la micro SD, quindi anche questo è un dato da evidenziare. E il range viene dato per circa 800 metri dal punto di vista del ritorno video, ovviamente ragazzi non ci arriva 800 metri, ve lo dico subito, secondo me arriveremo intorno ai 500 metri, almeno con i suoi fratelli maggiori il range più o meno è quello, poi se beccate una zona proprio senza interferenze fate qualcosina in più, però il range come ritorno video, parlo di ritorno video, siamo intorno ai 400-500 metri massimo, poi a livello di radiocomando si va oltre, secondo me si arriva anche a intorno agli 800-900 metri, ma come ritorno video siamo più o meno su quella distanza. Ovviamente ha tutte le funzioni come i suoi fratelli maggiori, quindi ritorno a casa automatico, point of interest, possibilità di creare i waypoint, praticamente ha tutto quello che hanno loro due. Poi bisognerà vedere dal punto di vista del volo se riesce a volare bene come volano loro due, perché comunque questi droni, i suoi fratelli maggiori volano davvero bene per essere droni economici. Adesso bisognerà vedere se anche lui è in grado di volare nello stesso modo. Utilizza anche lui l'applicazione XL Pro, questa applicazione che va bene un po' per tutti i droni SG. Quindi ragazzi, secondo me un drone che non vedo l'ora di provare appunto per il suo peso, perché comunque siamo sotto ai 500 grammi ed è sicuramente il primo drone sotto i 500 grammi low cost e stabilizzato meccanicamente su tre assi. E soprattutto ragazzi vi ricordo che costa circa 110 euro, link in descrizione. Quindi ragazzi non vedo l'ora di fare la prova in esterno per vedere come vola, se vola come i suoi fratelli, che tanta roba per la fascia di prezzo in cui vanno a posizionarsi, e poi di vedere anche la qualità video se è simile a quella dei suoi fratelli. Quindi ragazzi non lo so, sono super curioso, sono emozionato perché è anche bellissimo, è anche bellissimo, cioè se lo acquistate ragazzi quando lo tirate fuori dalla confezione rimanete, perché comunque è davvero ben fatto anche esteticamente, e ragazzi guardate, sono praticamente uguali. Quindi ragazzi se questo video in cui vi ho portato questa anteprima dello ZLRC SG 907 Max con l'unboxing e le mie prime impressioni vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porterò tante magari anteprime, qualche spoiler di quello che proverò prima di vedere il video qua su YouTube. Iscrivetevi se vi va al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!